risotto con crema di parmigiano reggiano all'acqua. E qui, da qui partiamo e andiamo in giro per l'Italia, dal nord verso il sud. Parte da una tradizione, la tradizione del risotto con il parmigiano reggiano, modenese a tutti quanti gli effetti. Parte da quello che è un prodotto territoriale in area emiliana e a Modena altrettanto, appunto, che è il parmigiano reggiano. Prende una stagionatura di 24 mesi, anche perché sono abituato a utilizzarne non più bassa, appunto, di questa stagionatura, tendenzialmente dai 24 in su, e anche in questo caso, appunto, si ha quello che è appunto il parmigiano reggiano grattugiato 24 mesi, con il quale io vado a creare una crema all'acqua, perciò riduco il più possibile i grassi all'interno appunto di questa crema di parmigiano reggiano, con la quale vado poi non solo a mantecare alla fine, ma anche a portare avanti appunto una cottura. Cosa faccio? Utilizzo un frullatore normalissimo, un frullatore che magari mi dà anche la possibilità di riscaldare, inserisco dentro l'acqua, sono in parti uguali a livello ovviamente di volume quanto appunto di peso. Inserisco dentro il parmigiano reggiano. E poi inserisco una velocità medio-bassa e una temperatura di 100 gradi. Questo cosa mi comporta? Mi comporta che si creerà una crema decisamente densa alla quale quando sarà terminato il tutto, io vado ad aggiungere, bollirà per circa 40 minuti, frullando ovviamente, io vado ad aggiungere una parte, l'unico elemento grasso di tutto quanto, o quasi l'unico elemento grasso di tutto quanto il piatto, perciò una parte di panna, altro elemento liquido, perciò altra acqua, e per finire appunto i capperi. Il concetto è questo qui. Il concetto è legato al discorso che si parla di solidarietà, si parla di un prodotto che io trovo e fa parte della mia cultura territoriale, parmigiano reggiano. E da qui mi unisco partendo dal nord con un riso che arriva, biologico, che arriva da Vercelli, un riso invecchiato un anno, e pian piano scendo e arrivo al parmigiano reggiano, che sono in Emilia. Arrivo poi dopo in Toscana, con la quale dove ho utilizzato un prodotto caratteristico che è l'olio d'oliva extravergine. Scendo ancora. E siamo al limone di Sorrento, scendo ancora, abbiamo una cipolla caramellata, una cipolla di Tropea, e scendo ancora i capperi delle Lipari, una pezzatura molto piccola, e come dicevo prima, queste acciughe siciliane che io ho preso, dissalato, pulito, e ho messo sott'olio per almeno 24 ore, ma meglio anche 48 ore. Perciò uniamo tutta quanta l'Italia in un progetto solidale dove il fulcro però non è altro appunto che il parmigiano reggiano. Come si compone, si prepara questa ricetta? Essendo un riso, quello che io utilizzo, un riso invecchiato un anno, io ho il concetto appunto di non, credo che sia anche normale, effettuare appunto la tostatura. Un'aggiunta di, un inserimento di una piccolissima quantità di olio, soltanto riscaldarlo, il riso non deve assolutamente soffriggere, non deve tostarsi, perché ovviamente la tostatura se serve per poter chiudere i pori, far sì che l'amido non esca, lo stesso si ottiene semplicemente appunto invecchiando in una maniera molto particolare il riso, e perciò durante la cottura non perde amido, ma non perde neanche proteine e vitamine. La patria, per quanto mi riguarda, la patria del riso, un riso Carnaroli, è ovviamente Vercelli, da qui deriva il riso che utilizzo, che è dell'azienda, dell'acquarello, dell'azienda Rondolino. È un riso sicuramente straordinario che ha delle caratteristiche particolari, tra i migliori, diciamo così, a livello nazionale, per non dare un'esclusiva. Ma questa, che non è altro che il risultato di quello che ho preparato prima, cioè questa crema di parmigiano reggiano all'acqua, che si è nettamente concentrata, vedete, e nella quale io sono andato a frullare i capperi, e ovviamente l'acqua, e ovviamente quella minima parte di panna, la vado a inserire nel riso praticamente fin dall'inizio. Perché
Questo che cosa mi comporta? Mi comporta che non utilizzo soltanto la materia, questa poca materia grassa per la mantecatura finale, altrimenti io cuocerei il riso in un brodo vegetale e nient'altro, un brodo vegetale senza sale, senza nulla, in modo tale che sia il più neutro possibile. Io fin dall'inizio inserisco questa crema di parmigiano all'acqua con capperi in modo tale che il chicco all'interno si impregni di profumo di crema di parmigiano reggiano all'acqua e capperi. Perciò il singolo chicco di riso preso sa di questa crema che, e perciò il sapore da, ha un sapore, cioè che io ho voluto dare a questo al risotto che stiamo preparando. Ovviamente il riso viene portato avanti semplicemente appunto con del brodo vegetale e ogni tanto andiamo a inserire ulteriore crema di parmigiano. È un po' la sensibilità personale che permette appunto di dosare i due elementi, se più cremosità o più brodosità del riso. È ovvio insomma che l'elemento liquido è basilare per poter dare, umettare il riso e far sì che questo si cuocia all'interno appunto della nostra pentola. Quando mettiamo il sale? Il sale lo mettiamo più o meno a metà cottura, non prima. E continuiamo a mescolare. Uno degli elementi che andremo a inserire sopra, perché il riso è composto da più cose, però sono abbastanza divise l'una con l'altra. Il parmigiano insieme ai capperi. Poi abbiamo l'acciuga, poi dopo abbiamo questa cipolla tropea che noi cuociamo lungamente. Ed è questo mix che andiamo a fare volontariamente con il cucchiaio direttamente appunto nel piatto che mi permette appunto di trovare l'equilibrio finale appunto del piatto stesso. La cipolla tropea viene tagliata finemente e messa in una pentola insieme dopo che ovviamente con un pochino un gocciolino di olio, non tanto, ma veramente poco, pian piano inizia a cuocere e nel momento in cui rilascia i propri umori, i propri liquidi, andiamo a inserire dello zucchero. Il risultato finale è questo, una quasi marmellata di cipolla tropea, ma dove il sentore è sicuramente tendente al dolce, ma con un leggero approccio all'amaro. L'approccio all'amaro è basilare, come l'approccio al dolce in questo caso, dove in questo boccone convivono entrambi e mi danno il brio del piatto, uno dei brii del piatto, perché l'altro brio è dato sicuramente da un'acciuga siciliana, come dicevo prima, di salata messa sott'olio, che ogni tanto arriva al palato. Arriva al palato perché col mio cucchiaio ogni tanto la vado a prendere. E per finire l'aromaticità data soltanto dalla scorza del limone appunto di Sorrento, una nevicata sopra il piatto che mi permette appunto di dare, trovare un quid in più di aroma, un quid in più di profumo che inevitabilmente va a smorzare la pesantezza, nonostante leggera, perché ribadisco che questa è una crema di parmigiano all'acqua, però il parmigiano, per quanto possa essere considerato leggero, se viene ridotto assume appunto il proprio corpo. Ma qui abbiamo parmigiano che ha un sentore dolce, abbiamo la tropea che ha il dolce e l'amaro contemporaneamente, abbiamo il sapido appunto dell'acciuga e l'aromaticità della scorza di limone appunto di Sorrento, della penisola sorrentina. Direi che ci siamo quasi, l'ultimo mezzo cucchiaio, non è una mantecatura, ma per ammorbidirlo ancora di più, un pochino, non metto più brodo. No, io non amo molto i risotti all'onda, però in questo caso un riso abbastanza morbido direi che sia importante per poterlo spiattare e dargli appunto una forma abbastanza geometrica. Questo è un riso che non ha bisogno di molto riposo, anzi direi che non ne abbia bisogno affatto. Abbiamo già messo adeguato sale, abbiamo già messo la crema parmigiano, il brodo di conseguenza. A questo punto andiamo a prendere la nostra acciuga, andiamo a tagliare pezzi molto piccoli,
perché sono questi che poi dopo arriveranno in bocca. Pezzi piccoli di acciughe. L'acciuga dissalata e messa sott'olio. Olio d'oliva extravergine toscano. E poi questo concentrato di cipolla. Ora, cos'è importante in questo caso? Come si mangia il piatto? Mangiare, avere il famoso bugiardino del come si mangia il piatto, a volte è basilare, perché permette poi di trovare un equilibrio o meno. Un po' di scorza di limone di Sorrento, che va a coprire a neve, come dicevo prima, sul piatto. Perciò c'è e non c'è ogni volta che andiamo a mangiare. Come si mangia? Il primo boccone dovrà essere presente la cipolla di Tropea caramellata, l'acciuga e il riso. E inevitabilmente questa pioggia fatta appunto con il limone. E poi questo permette di equilibrare, di trovare subito gli equilibri. Andiamo a resettare la bocca e di conseguenza si mangia il resto del piatto. Prego. Risotto solidale.